finale di stagione della telenovela Renzi Calenda. Nella tarda serata di ieri era atteso l'incontro tra i leader, dopo settimane di randellate, per usare le parole di Calenda. In ballo ci sono le europee e il gruppo parlamentare. L'azione si augura che si possa proseguire, soprattutto mantenendo gli impegni con gli elettori, rispetto ai quali ci siamo presentati con un unico contrassegno, Azione Italia Viva, e quindi credo che l'unità dei gruppi non debba essere in discussione. Italia Viva pone condizioni: o alle europee insieme o si divorzia del tutto anche in Parlamento. Calenda da Floris era stato perentorio, strade divise, ma in serata arriva l'apertura. Quando ci sarà da decidere sull'europea parleremo con tutti, a patto che ovviamente quelli con cui parliamo non abbiano avuto comportamenti ostili. Lo decideremo in autonomia quando ci saranno le europee. Come la fai una lista all'europea? È possibile con Renzi ricreare? Ma tutto nella vita è tutto possibile. Calenda, ma lei ci pensa a volte che Renzi è in Parlamento grazie a lei? No. Cioè le sta strappando i parlamentari ed è in Parlamento, in Senato, siede in Senato, forse grazie alla sua lista. Di niente di tutto questo, sto andando a un gruppo. Lo scopo di Renzi è quello di prendersi il gruppo parlamentare? No, qui nessuno vuole spingere Calenda nel No, nessuno vuole prendersi nulla. È stato un confronto molto positivo che credo aprirà la strada a una lista aperta a tutti i riformismi. Alla fine, come ogni soppopera, finisce bene. C'è una tregua, una pace per le europee. Il gruppo parlamentare rimarrà unito, quindi? Sì, certo. Con la premessa che ci siano tra di noi comportamenti corretti, vedendo se si riesce a ristabilire per l'europeo un clima di collaborazione. Il divorzio è rimandato solo per necessità. Quel tipo di offese non sono cancellabili, però in politica bisogna anche essere capaci di costruire per il futuro.